Amiche e cari amici di Total Photoshop, ben trovati, sono la Cree ed eccoci a un nuovo appuntamento con i tutorial di Photoshop CS6. Siamo davanti a questa immagine non perché andremo a vedere come si compone un obiettivo, insomma, per una macchina fotografica, ma semplicemente perché utilizzerò questo semplice scatto per generare un'ombra. Di solito negli scatti di still life sono proprio le ombre che determinano un po' lo spazio e la posizione del nostro oggetto nello spazio. Ecco perché possiamo crearne, insomma, di diverse che ci danno un po' la direzione della luce, che ci danno un po' l'impressione dello spazio che gravita intorno al nostro oggetto e soprattutto ci danno una posizione del nostro oggetto appunto nello spazio, quindi non sembra galleggiante così nell'aria. Andiamo a vedere quindi come poter creare un'ombra realistica ad uno scatto così semplice. Ovviamente ho scelto uno scatto del genere semplicemente perché abbattiamo in questa maniera un po' i tempi di scontorno, quindi con un semplice click con la bacchetta magica sullo sfondo bianco ecco che le mie belle formichine di selezione percorrono già tutto il nostro bel oggetto. Ora non mi basta che invertire la selezione per potermi copiare solo l'oggetto che mi interessa, quindi menu selezione alla voce inversa o semplicemente Command Shift I o Control Shift I per andare a vedere le mie belle formichine di selezione che percorrono solo ed esclusivamente l'oggetto. A questo punto copiamo e incolliamo, quindi Command C o Control C se siete su PC, Command V o Control V appunto sempre per gli utenti Windows, ed ecco che abbiamo generato il nostro bel oggetto su fondo trasparente. Questo è il primo livello, quello che ci serve appunto per visualizzare il nostro oggetto. Ora andiamo a duplicarlo per generarne uno che abbia la stessa forma e che possiamo trasformare appunto nella sua ombra. Quindi Command J o Control J ed ecco il nostro bel livello coppia. Andiamo a rinominarli così in modo da essere un pochino più chiari e a capire qual è la posizione appunto dei nostri livelli. Il primo in alto sarà ovviamente il nostro obiettivo, mentre quello sotto, quello dietro, si trasformerà nella nostra bella ombra. Voilà! Cosa possiamo fare? Possiamo selezionare il nostro livello, quello che abbiamo appena rinominato ombra, l'abbiamo fatto semplicemente cliccando due volte sul nome del livello, e possiamo con lo strumento sposta andare a spostare proprio la posizione del nostro livello ombra, ma dobbiamo anche riempirlo di nero proprio perché le nostre ombre sono nere, non è che riprendono esattamente tutte le sembianze del nostro oggetto. Come fare? Allora, togliamo la visualizzazione dell'obiettivo sia sopra che sotto in modo da non creare confusione. Abbiamo un oggetto su uno sfondo completamente trasparente, non dobbiamo far altro che bloccare la trasparenza di questo oggetto, assicurarci che sulla barra degli strumenti i colori siano quelli di default. Se così non fosse, ma avessimo altri colori magari selezionati appunto sulla nostra barra degli strumenti, molto semplicemente premendo D sulla tastiera, voilà che i colori nella barra degli strumenti si trasformano nel nero in primo piano e il bianco di sfondo di default. Una volta che ci siamo assicurati che i colori sono quelli di default, molto semplicemente con la scorciatoia della tastiera Alt o opzione Backspace andiamo a riempire del colore di primo piano il nostro oggetto. Cosa è successo? Facciamo un passo indietro. Abbiamo bloccato la trasparenza, questo ci permette di riempire di colore soltanto i pixel esistenti. E la scorciatoia da tastiera Alt Backspace ha semplicemente utilizzato come colore di riempimento proprio quello di primo piano. Se la nostra scorciatoia fosse stata il Command o il Control Backspace, il colore di riempimento sarebbe stato quello di sfondo. Ma a noi ci interessa l'ombra e quindi il colore in questione è il nero. Ora possiamo andare a togliere il blocco sui pixel trasparenti, perché così possiamo attribuire al nostro livello anche delle sfocature, anche magari gli andiamo a dare ora un'opacità inferiore e vediamo come. Attiviamo anche il nostro bel livello dell'obiettivo in primo piano, abbiamo anche la possibilità di visualizzare lo sfondo bianco in modo
insomma, da avere un'idea un pochino più chiara di quello che stiamo facendo. E come dicevo prima, visto che parliamo di ombra, andiamo a modificare l'opacità di questo nuovo livello. Possiamo semplicemente muovere il cursore, proprio come sto facendo ora, oppure possiamo ancora più rapidamente andare semplicemente a schiacciare i numerini della nostra tastiera, quindi con 8 scendiamo all'80%, col 5 al 50%, con il 2 al 20%, e guardate com'è rapido e indolore poter attribuire un'opacità più o meno alta al nostro livello selezionato. Io direi che un 50% potrebbe essere soddisfacente per il momento. Ora dobbiamo sfocarla perché i suoi contorni sono decisamente troppo neri e non sono da attribuirsi, insomma, ad un'ombra realistica. Prima però di applicare un filtro, quasi quasi andrei a trasformare il mio livello in un bel oggetto avanzato. Facciamolo e poi capiamo a che cosa serve. Andiamo quindi nel menu a comparsa del pannello livelli. Con il nostro livello selezionato, semplicemente lo convertiamo in un oggetto avanzato. Avremmo potuto scegliere anche il percorso dal menu livello alla voce oggetti avanzati converti in oggetto avanzato. Questo ci consente di attribuire dei filtri al nostro livello, filtri che poi, o sui quali poi, possiamo nuovamente intervenire senza dover, che ne so, conservare un livello copia. Vediamo subito come, perché andiamo a dare un bel filtro sfocatura a questo livello. Controllo sfocatura, ad esempio già questo 8,9 o questo 14 potrebbe fare al caso nostro. Diamo un bel ok. Se durante la nostra lavorazione ci accorgiamo che questo filtro non è adatto, non è sufficiente a raggiungere, insomma, il risultato che vogliamo ottenere, semplicemente con un doppio clic sulla voce controllo sfocatura, ecco che possiamo nuovamente intervenire per andare a modificare il filtro che gli abbiamo attribuito. Gli oggetti avanzati sono veramente molto utili e molto funzionali. Diamo un bel ok e voilà che ci teniamo così la nostra sfocatura. Ora, l'ombra che abbiamo generato potrebbe già essere quasi realistica, ma sicuramente non abbastanza. Dobbiamo trasformarla. La trasformazione dell'ombra ci permette di dare una direzione, ovviamente, alla luce che colpisce il nostro oggetto e di regalare più o meno spazio alla nostra immagine. Come trasformare l'ombra? Con il nostro bel livello selezionato possiamo andare nel menu Modifica, alla voce Trasforma, e scegliere, insomma, una di queste opzioni, ogni volta diversa a seconda di quello che ci interessa. Oppure semplicemente con la scorciatoia da tastiera Command T o Control T andiamo a selezionare la trasformazione libera. Ora Photoshop ci avvisa che stiamo lavorando su un livello avanzato, quindi durante la trasformazione in maniera temporanea il nostro filtro, quello appunto di sfocatura, sarà disattivato. Diamo un bel ok perché non è nulla di preoccupante. Ora abbiamo la gabbia di trasformazione tutta intorno al nostro oggetto. Vediamo come poterci muovere con la tastiera in modo da raggiungere la trasformazione che più ci interessa. Se prendiamo una delle maniglie che abbiamo a disposizione, vediamo che possiamo muovere la nostra ombra un po' come ci pare e ci piace. Se invece ci posizioniamo su un angolo di questa gabbia, teniamo premuto il tasto Shift, ecco che la trasformazione della nostra ombra sarà in proporzione. Se insieme al tasto Shift teniamo premuto anche il tasto Alt, ora non lo vediamo, ma la trasformazione della nostra ombra sarà non solo in proporzione, ma anche intorno al centro che sarà fisso. Anche questa opzione è decisamente molto utile, magari non in questo caso, ma è utile da sapersi. Altrimenti possiamo utilizzare il tasto Command. Tenendo premuto il tasto Command o il tasto Control se siete su un PC, possiamo muovere indipendentemente ogni maniglia della mia gabbia di trasformazione, guardate, in modo da poter attribuire forme più o meno insomma diverse, un po' come ci pare e ci piace a noi, al nostro oggetto. Ed ecco che in questo modo mi consente di generare un'ombra magari appunto così allungata che regala un grande spazio alla mia immagine.
Voilà, nel momento in cui premo invio e quindi do il via libera, il nulla osta alla mia trasformazione, ecco che ho generato un'ombra al mio obiettivo che mi permette di posizionare nello spazio appunto l'oggetto, dandogli un piano di appoggio e sicuramente dando un'idea dello spazio che lo circonda. Nel momento in cui ho premuto invio, ecco che abbiamo la possibilità di rivisualizzare anche il filtro che avevamo attribuito al nostro livello. Nuovamente command T se non siamo soddisfatti, ancora ok all'avviso di Photoshop e voilà che possiamo modificare ancora e trasformare la nostra ombra in una maniera che ci interessa magari un pochino di più. Abbiamo generato così l'ombra di un oggetto che sicuramente rispetta la forma appunto dell'oggetto stesso, l'abbiamo trasformata come più ci pare e ci piace, soprattutto abbiamo visto un sacco di scorciatoie della tastiera che ci permettono di lavorare in una maniera molto più rapida e anche molto più intuitiva. Se ancora non siamo soddisfatti e vogliamo rendere ancora più realistico questo effetto, possiamo attribuire una bella maschera al nostro livello avanzato, andare a selezionare lo strumento sfumatura, appunto, e ovviamente tenendo presente che il colore deve essere quello da nero a trasparente o da nero a bianco se preferite, e quindi ragionando sulle maschere possiamo andare ad attribuire una sfumatura in modo che l'ombra vada a svanire verso appunto la fine o verso il fondo dello spazio che abbiamo appena realizzato. Bene, anche per questo giro potrebbe essere tutto, non mi resta che augurarvi un sacco di pensieri positivi. Ciao a tutti e alla prossima dalla Cree!